una richiesta di deroga permanente al governo al fine di evitare la chiusura dei punti nascita negli ospedali di Polla e Sapri. È quanto annunciato ieri dal consigliere regionale Franco Picarone nel corso di una riunione convocata presso l'ospedale Curto di Polla con i sindaci del Vallo di Diano e del Tanagro per discutere della questione. Noi siamo convinti, la regione è convinta di insistere nella deroga per questo punto nascita e sta preparando una rinnovata istanza motivata anche meglio rispetto alle precedenti, perché vanno fatti tutti quanti i rilievi per assicurare la sanità e la sicurezza di mamme e nascituri. Questo è il concetto chiave, cioè il decreto Balduzzi in effetti incide su questo. Gli scarsi parti in effetti non consentono di avere degli standard di sicurezza. In questo caso gli standard di sicurezza vanno assicurati motivando bene la richiesta, quindi il disagio per raggiungere le sedi del parto e soprattutto potenziando i servizi collaterali. Quindi si sta lavorando fortemente in regione per superare i rilievi del comitato nascite e faremo un'istanza affinché la Regione Campania possa centrare l'obiettivo. È evidente che su questo piano ci aspettiamo il concorso di tutte quante le forze politiche, soprattutto quelle che in questo momento sono collegate col governo. Quando il comitato di monitoraggio richiede il parere al comitato nascita, è evidente che aderendo e superando la deroga la Regione non può fare diversamente che reistruire una pratica ed è quello che sta facendo. D'altra parte è una posizione che è stata assunta ufficialmente dal Presidente e dalla Regione ed è stata anche manifestata pubblicamente. Noi puntiamo a una deroga permanente perché il territorio non può essere deprivato di questa possibilità. Io penso che nelle aree interne le nostre strategie sono quelle di combattere effettivamente lo spopolamento. È grande l'orgoglio e l'attenzione dei sindaci per questa popolazione, non per questo territorio, perché le esigenze di un'area interna sono sicuramente particolari, tra queste quella di cercare di garantire in chiave di salute le condizioni anche per partorire e per l'assistenza ai bambini. Credo che per il nostro territorio, per il nostro ospedale, sia importantissimo cercare di conservare queste strutture, vediamo un poco che cosa verrà deciso. Io ritengo però che ci sia una responsabilità politica e la responsabilità politica noi non dobbiamo avere difficoltà a chiarire che c'è una responsabilità del governo Renzi nella sua interezza, perché in questi casi, a mio avviso, quando fra l'altro si legifera su materie importanti, l'area interna, le aree svantaggiate, lo spopolamento dei comuni, i piccoli comuni, io penso che in questi casi va chiarito soprattutto che per far crescere questi territori le deroghe non vanno richieste, ma sono atti dovuti. A Sapri invece, seduta straordinaria del Consiglio Comunale nell'Aula Magna dell'Ospedale Immacolata, l'Assise ha approvato una richiesta da presentare alla Regione Campania affinché annulli la chiusura del punto nascita del centro cilentano. Allo stesso tempo è stato dato mandato all'avvocato Felice Lentini di valutare la possibilità di presentare un ricorso al TAR contro il decreto emesso da Palazzo Santa Lucia.